Un buongiorno agli amici del caffè di Radio R, i quali ci ascolteranno dagli 89.100 e dal sito www.radior.net. Siamo in un nido, io direi, preziosissimo della città di Recanati. È l'atelier di Nenè Latini, un'eccellenza della moda. Buongiorno Nenè. Ciao, buongiorno. Nenè o Nazareno? Nenè, perché Nenè. Me l'aveva messo perché ero piccolo, ci sono rimasto. Allora, dobbiamo dire che siamo in un palazzo gentilizio dove si respira il profumo dei tessuti, ma sono tessuti sempre preziosissimi, di un certo taglio, caratterizzano proprio quella che è la confezione Latini, scelti sempre da te, Nenè? Sì, scelti da me, dallo staff, dalla mia figlia, mia nipote. Diciamo che quindi è un'attività familiare questa, certo. Ecco. Quindi c'è stato questo passaggio generazionale, no? L'abbiamo allargata, diciamo, l'attività con Lucia e la nipote, che poi ci faranno diciamo visita, certo. Ecco, e quindi scambieremo delle parole anche con loro. Senti Nenè, tu nasci sarto? No. Io do del tuo a Nenè, perché certo, l'amicizia di vecchia data me lo consente. Certo, o ti devo chiamare se maestro? Se mi fai anche la carezza, mi dato per fare anche piacere. Il tuo è già intimo. No, ma io guarda che tu, i clienti, anche se sono tutti uguali, sì. Non c'è importanti o meno per me, quelli che vengono qui già importanti. Certamente. Però io do del tuo a tutti, perché se no non c'ho... Anche se sta... Cioè, questo è un lavoro come il medico. Se spoglia davanti a me, diventa intimo, darsi del lei, No. Non si guarisce mai. Non si guarisce mai. Quindi questa cosa è anche terapeutica, venire da te. Io penso che è una cosa... Cioè, l'obiettivo dell'uomo, secondo me, è essere naturale, essere certo, normale. Certo. E allora se anche del tuo è normale, quindi anche con i personaggi, famosi di cui sì. Sappiamo, però non li nominiamo. No, non li nominiamo, salutiamo perché in generale. Per me sono tutti uguali. Esatto. Io guardo sempre quello che fa e non per chi. Comunque tu hai mai avuto piacere, insomma, di queste eccellenze che sono venute a chiedere il tuo abito? Sì, sono stato gratificato. No, anche. Oltre che gratificato, anche agevolato, perché cioè questi che sono appassionati della sartoria saranno anche andati prima di me in qualcuno più bravo anche di me o più esperienza. Forse no, perché sembra. No, forse no, e viene da me perché così, perché vuole provare, perché ha sentito che un vestito si porta bene, la giacca non te la sei. Però io voglio imparare anche da loro, perché certo. Quando stai su una sartoria buona, cioè il cliente posso fa comodo, è quello che sa quello che vuole anche, non solo quello che gli dico, perché in ci devo imparare. C'è sempre questo confronto, quindi. È sempre, sempre. Che arricchisce sicuramente. Certo, anche il cliente, dal cliente pignolo, dal cliente esigente, dal cliente esperto, impari. Certo. Impari su quello quando scegli i tessuti, perché ti dice anche dei nomi che tu magari non sai, perché uno ha vissuto a Londra, uno ha vissuto... Hai capito? Certo, quindi allora. Hanno anche delle richieste specifiche, insomma, precise. Sì, non so, vorrei magari degli abiti scozzesi creati nell'anno, capito? Non è che poi... È un po' come il vino. Le pecore, non è che vive tutte su un prato, mangia in una montagna, in certi periodi, insomma. Quindi le caratteristiche del tessuto, chiaramente. Cioè, se impara da tutti, anche da quel ragazzo o ragazza che lavora con te. Con molta modestia, quindi. Ma con molta modestia, non è... Ognuno ha qualcosa da dire. Certo. E tu devi ascoltare. Certo. Invece noi altri non ascoltiamo. Scusa, ti posso aprire? Ma come no? No, perché ma detto tutto da un sacco. Scusa, dato il grande, perché c'è l'angioletto qui, visto sì, che è di fronte a te aperta così anche il loro.
insomma, Nenè è sempre stato un galante, ci conosciamo dai tempi degli anni 70? Non so, eh sì, quando sono venuta dai Canati. Tanto il bene che ho avuto il piacere di averlo al mio matrimonio, questa è una nota personale, ma io ci tengo particolarmente. L'unica cosa è che mando un premio a fermo, non c'eri te. È vero, com'è questa cosa? Non dovevi far sapere. Eri molto modesto, no? No, io non ci volevo neanche andare. Ah, lo vedi? Non è che sono modesto, no? Tutte cose che non significano niente. A me gratifica più quando viene uno che veramente il vestito gli piace, che gli piace scegliere il tessuto, capito? Senti, Nenè. Io non fo più i vestiti da sposo anche perché non li fo più. Ah no, hai detto basta. Perché c'è una data. Precisa. Io non la data non la rispetto. Non la rispetto. Ti dà fastidio che ci sia la scadenza? Ecco. Mi dà fastidio perché se non posso fare... Creativa. No, non è parte creativa, perché io devo lavorare tra quello. Metti che... Anche possa avere anche un incidente. Certo, beh, valutato, Dio, quello di attività. Devi lavorare serenamente. Serenamente. Esatto. Senti, ma ti fanno delle richieste, ma è successo che ti abbiano fatto delle richieste un po' particolari, anche che proprio parlo di confezione, per che esempio, ne so. Ma che ne so, una asola particolare, modo. Un trapunto a vista. Beh, dipende, se non è ridicolo. Lo fai, lo segui, sì. Tu comunque imponi, diciamo, la tua linea. Io bisogna che fa quello che so fare. Se uno mi chiede una cosa strana o che non so fare, non lo fa. Ecco, quindi bisogna assolutamente comunque firmarla la cosa, diciamo. Tante volte viene qualcuno che di quelli che sembra, che se ne intende, che sembra, allora magari prova a dire mi piacerebbe la linea di quel. Dato, vabbè, quelli rimangono male, tanto male. Dico, ma chi è questo che dici te? Non conosco, capito? Gira, ma io insisto che non lo conosco, questi... Dicono, oddio, ma dove sono venuto? Infatti, tu diciamo... hai mandato via mai qualcuno? No, via non ho mandato mai, lasciati qui, però... Ecco, come stai te, magari mi sono un marito, la moglie che vuole dire quello che ce la fai. Vedi, adesso mi chiudo un attimo. No, se ti armando, se ti voglio dire. Ma figurati. Senti. Sì. No, quando uno mi si mette qui, adesso parliamo, ritorniamo nell'ambito della sposa, che viene sempre con qualche familiare, tra certo. Che sia certo. Uno di quegli schicci che non c'è bisogno, no? Che significa allora, schicci, scusa? Quegli schicci? Carino, questo che è un termine regalandese? No, è un termine latiniano. Che può fare anche da solo, se presenta in un modo sicuro. Te un po' vissuto, uno schiccio, così. Ti dà fastidio? No, non mi dà fastidio. Allora, questi invece che si sposano, che magari qui non ci sono venuti mai, non andati mai neanche in una sartoria, neanche in una di questa. Sì. In generale, è una confezione. Chissà cosa pare che fa, oppure dà l'impressione proprio che se gli fa il vestito io. Vale, si sposa meglio. D'accordo. Allora mi dice che gli piacerebbe qui. Oppure quando provo, se arrivo alla prova, mi dice cosa dovrei fare, allora dico, senti un attimo che devo andare. Là che c'ho una cosa che devo finire, non va molto più. Capito che qui via non li mando, però dopo ci devi andare, lo sapete. Ma carino questo fatto, lo facciamo vedere che è sarto, perché il nastro è come il dottore che porta lo stetoscopio, tu porti il nastro, giustamente, sempre pronto. Senti, perché tu devi. È stato fatto un quadro per regalo. Con il nastro intorno al collo? No, con il. No, fatto recente, non te lo dico. Non me lo dire, dobbiamo indovinare. E ti hanno fatto il quadro che dicevi? Perché sei agganciato? No, l'infarto di questi. Ah, di nastri? No, non l'ho visto. I centimetri si chiama. Centimetro. No, se no sembra la centimetro. Senti, tu qua a che età hai cominciato ad operare il centimetro? Dopo le medie. Hai deciso perché ti piaceva proprio? Perché quello... mi piaceva, ma come ti è venuta questa passione? Guardando in giro, hai frequentato, che ne so, vedevi mamma che cuciva? No, ti piaceva il fosse? Creare. Mi piaceva andare vestito in un certo modo. Ecco. Allora pensavo sempre come me l'avrei potuto fare e pensavo sempre anche a una sartoria. Come quella che c'hai adesso? Sì, io sto facendo media mascherata.
guardavo sempre qualcosa, però già non mi piaceva niente, capito? Quello che tu avevi già in mente di fare qualcosa, esatto, di preciso, no, su cui stare bene. Cioè, volevo diciamo una base fatta, quella che c'avevo in testa, cioè era stata un'idea importante, intanto, nel senso che, capito, le fondazioni della casa deve essere fatte bene, se no non si regge. Qui, pensiamo a queste cose qui. Ma te che sei qui, non è? Qui, questo, ormai saranno 30 anni ormai, sì. 30 anni, perché prima invece lavoravi in un'abitazione. No, ho lavorato a casa mia, lì stavo qui a Monte Murello, poi sono stato dove sta capitale. Io ti ricordo piazza, sempre qua, onestamente. No. E ballate, ci sono stato tanto. Dove sta la capitale? Dove sta la capitale? Lungo il corso. Ecco. Dopodiché. E dopodiché ho trovato questo qui, che è stata una fortuna, perché questo l'ho comprato. È un gran bel palazzo. Un gran bel palazzo. Che e tu quando entri ti guardi il chiostro. L'avevo comprato sotto un costruttore che non ha visto neanche i soffitti. Pensa. Io ho preso anche con un prezzo buono. Quando si poteva, adesso già sarebbe tutto diverso. Ma non so. Come la vivi? Adesso mica è tanto diverso, adesso se vuoi che non lo compri. Ah, beh, nessuno. Non lo comprare, te lo chiedi, anche perché mi no, pare. Non dico questo, certo. Senti una cosa, Nenè. Ma non parliamo di crisi. No, infatti, non parliamo di crisi, anche perché speriamo che sia. Qualcuno dice che sta passando, vogliamo crederci? Ma io penso che, se vogliamo dire una parola sulla crisi, la crisi va affrontata e cercare un modo per risolverla. Parlate solo che c'è, non risolve niente, non risolve niente, anzi mette un po' in crisi. Più in crisi, e poi non serve assolutamente, perché poi nella vita c'è i periodi che buoni e che bassi. Esatto, tu qui c'hai avuto problemi, diciamo, anzitutto c'è un certo tipo di clientela, no? In genere la tua tipologia di cliente qual è? Maschio soprattutto? Qual è? Ma niente di un maschio che, insomma, comunque ha la possibilità di, diciamo, anche di realizzare un abito importante. Ma insomma, c'ha la passione di fare un abito importante, perché non pensare che questo a livello economico costa più di quelli che va a comprare, perché è firmati, già che certo, so firmati e non vale niente, perché è tutto incollato. Sì, ma poi infatti dove forse non so. Non lo so, però è tutta roba finta, come quella gente che gli sembra di essere chissà chi, e tutti finti. Dopo vai a scartare. Quelli che veramente vale e quelli che non, che sembra che non vale. È la semplicità. Certo, è la normalità, la gente non. Quindi tu dici che alcuni abiti sono incollati. Che significa che sono incollati? Non sono ben cuciti, tramontati, rifilati? Certo, sono adesivi. Addirittura? Cioè le confezioni, e come li fa? Quindi la velocità di soluzione. Ci metti un'ora, io ci metto un mese. No, voglio dire. È come un bel quadro, no? Lo sappiamo perfettamente. Un ma certo, particolari, comunque qualsiasi attività. Comunque questo senti, Luciana, è il mestiere più difficile che ci possa essere. Ma perché? Perché? Perché tu puoi fare anche un capolavoro. Tu fai un quadro, fai un capolavoro, eccolo lì. Ti piace o non ti piace, ma non è. Il vestito lo devi indossare. Certo. Capito? Io sono andata a Milano, parlo per un cliente. Certo. Io ci stavo bene, però quando magari la gamba mi stava troppo, mi poggiava lì. Quando tiravo il freno mi dava fastidio, quando te l'è, cioè inutile che se uno si mette lì, dice sì, io però non mi vedo, ma hai capito? Devi entrare nella testa della gente, tu devi fare una linea, un tessuto, un modo di linea per quel cliente lì. Tu se, quindi, se tu non lo conosci, ecco, per quello che fa, è necessariamente sapere quello che fa, quindi sì, i gusti che c'ha, esatto. Può darsi che io dopo un po' che ci parlo capisco pure che non è un cliente per me. Io quindi non c'ho tempo, mi dispiace. Ma quando capisci che non è per te, quando è difficile, quando ti chiede troppe cose, voglio dire. Eh sì, quando non si porta una giacca che mi dice, non so, a me piacerebbe farla come questa, però che gli assomiglia. Dico no, io. Tu vuoi massima libertà nell'esecuzione? No, io voglio, siccome questa non è la medicina, tu puoi fare anche a meno, certo, fino a un certo punto, certo, perché c'è
che uno si veste in un certo modo e poi si sente sicuro, si sente tranquillo, si sente agio con tutti. Certo. Tanto l'eleganza è dalla disinvoltura. Cos'è l'eleganza? L'eleganza è tu ti senti bene e sei elegante. Anche cioè, vestito come, magari... Certo, perché un bagnino è elegante quando sta giù al mare. Quando veste, porta le sue cose. E certo, no, si inciampa. Quindi no? È il ruolo, certo. Cioè, allora, ognuno deve tu parlavi di matrimonio, per... no? Come quello che dici, cosa dici? Mi ci metti il fazzolettino e dico, ma c'hai le portate mai? Dice no, allora li guarderesti sempre lì, tu certo, non ce lo devi certo, mettere. Certo. E la gente ti dà ascolto quando tu dai questi consigli? Oppure rimane un po' dei pareri loro? Così, dipende, devo lì. Devi lavorare un po'. Un po' tanto, sì, c'erano cioè, quelli che magari gli fa piacere che glielo dici, invece qualcuno... Ci rimane male? No, ci rimane male perché gli sembra che lui già sa tutto, lui sa che lui sa tutto, deve cominciare proprio dall'inizio, perché poi sapete, io tutti i giorni ho l'esame qui, è vero, quello che fa, non so mai... È vero, tu comunque hai visto dei clienti molto molto soddisfatti o qualcuno sì, insoddisfatto, che ti ha messo poi in crisi qualche volta? Ma in crisi non è che mi ci mette loro, lo vedo io quando non riesco a fare una cosa che dovrebbe servire per lui. Quindi non sei è che il massimo critico di te stesso, certo, il maggiore critico. Sì. È importante questa certo, cosa. Certo. Senti, ma... Ogni lavoro che fai, adesso sì, anche stamattina sì, che ho parlato sì, a una ragazza, devi sentire quello che fai, capito? Non dire quello che è questo che porto, per favore. No, però con le mani, le certo, mani è una cosa importante, certo, gli occhi. Il tatto. Certo. E quindi tu quando scegli delle stoffe le scegli anzitutto perché sai già che le venderai? No, io l'unico handicap che ho è che le stoffe compro quelle che piacciono a me. E allora? E dopo quelle saranno quelle che no, dovrai vendere, il buon venditore no, anche. No, non è un buon venditore, quando te ti piace riesci anche a dire che è bella una certo, cosa. Certo, capito? E quindi invece cominci... io non sono un commerciante, il commerciante quando ha comprato le sa vendere, sa vendere. No, però è il lavoro suo. Però lavoro se a te piace la stoffa è perché sai perfettamente a chi la dedicheresti, anche a quel tipo di abito, no? Magari a sì, personaggio che già conosci. Qualcosa anche così mirato, però è il tessuto che ti piace che tu vedi bene qui dentro. Certo. Capito? E poi quando lo lavori tu ti rendi conto che è proprio quello che ti aspettavi? Perché tante volte magari le aspettative sono diverse sì, da sì, sì. Ma i tessuti oggi, quando si dice non è più come una volta, capito? Perché una volta i tessuti stavano lì, è tutta una questione di stagionatura. Io mi ricordo questi negozi quando andavamo a comprare appunto il tessuto a metraggio, che ce n'erano infinità, e quindi anche i tessuti che rimanevano lì, no? Anche a te, pieni del bordo, esatto, però faceva parte un po'. Era il negozio che era così, il negozio di tessuti. Era così. Adesso ce ne rendiamo conto forse, no? Non si prova più. Il tessuto sì, a viaggio. Anche perché poi il sarto, il tessuto, ce l'ha lui, no? Certo. Perché se tu spetti che ti porta sempre... L'ordine. Prima di tutti non lavori la cosa che tu vorresti, certo, ti porta il tessuto. Certo, certo. E poi... Ma comunque tu acquisti anche in base al periodo, naturalmente, quindi a parte l'estate, le stagioni, eccetera. Proprio il fatto che tu pensi ti chiederanno quel dato abito per un'occasione in un certo periodo dell'anno. Cioè, ti rimangono dei tessuti non utilizzati perché hai acquistato ma male. Adesso non c'è più la stagione, capito? La clientela che va in sartoria... È selezionata, diciamo. È selezionata nel senso che fa una vita anche, non so... Di rappresentanza. Oltre che di rappresentanza, adesso si va nei paesi caldi, nei certo, paesi freddi. Certo, certo, allora l'estate certo, ti serve certo, anche... L'una e l'altra. L'una e l'altra. Allora, chiaro. Fa parte anche di quella della data, della senti, scadenza. Senti. Per me, quelli che vuole i vestiti per quest'estate devi scegliere adesso. Certo. Beh, quello è stato sempre quasi sempre fatto però, no? Di anticipare un po' la stagione, no? E beh, c'è quelli che si accorgono all'ultimo momento, che poi non ho capito che gli serve, che...
cioè il cliente che io devo servire, ce l'ho in mano, certo, so quello che c'è in guardaroba, certo, quello che gli serve, per ordinare anche una grisaia per telefono. Certo, certo. Quello che viene qui per farsi un vestito, che è un appassionato, glielo fa anche grazie, però non mi dice, io il cliente gli fa il modello, lo studio. Tu dopo li archivi, tu li archivi questi modelli per quel dato personaggio, certo, certo. Cioè è tutto organizzato. Sì, perché la clientela è molta da fuori, no? Certo. E allora per eliminare anche qualche prova quando c'è il modello. Che già, in genere tu già quante prove fai per un abito? Non lo so, le prove finché non sono infinite. Dopo quando è quando il personaggio viene da fuori, più spesso vai fuori tu. Sì. Mi pare di capire anche questo, insomma, quindi ti muovi molto, logicamente. Vabbè, ti mantieni giovane in questa maniera. Quanti anni sono che tu fai questo lavoro? Poi dobbiamo dire una cosa, con chi? A fianco di chi? Non sarei andata da nessuna parte. L'importanza della donna giusta, no? Con le capacità, ma soprattutto quando stavo a Roma è stata dura, perché mangiavo un cacchio in mezzogiorno e poi correvo, lavoravo la domenica e non ho preso mai una lira, mai una lira e mai un libretto, niente, no. Solo esperienza, quindi. Ma insomma, lavorare la domenica per fare in una sorta di grande, finché non l'hai imparata le cose non te le fai toccare. Certo. Allora tu dici, sai, io non pretendo niente, ci vengo magari la domenica, allora. Senti, ho imparato tante cose così. Ma tu, Iole l'hai conosciuto da giovanissimi, siete conosciuti giovanissimi. E quindi no, quando... Non sapevo neanche, a me mi pareva che era... Cioè la donna non sapeva come era fatta, lei non faceva vedere. L'avete scoperto insieme? Sì, ma quando eravamo grandi. L'importante è che l'avete scoperto, ma avete scoperto soprattutto il senso della famiglia, perché con te, e io la vorrei chiamare Lucia, cioè Lucia che è tua figlia, nipote, la nipote Carlotta, che è la figlia di Angela. Sì, dell'altra figlia. Dell'altra figlia, che fa tutt'altro lavoro. Quindi Lucia invece è proprio inserita... nell'attività. A lei piace molto. L'hanno scelto loro, logicamente. Sì, sì, certo. Tu non hai condizionato le figlie in nessuna maniera, hanno scelto loro che di fare. Questo ecco la Lucia, vieni qua. Devi avercelo detto. Lucia, ecco Lucia Latini, che ha diciamo l'attività parallela, no? Parallela. No, ma ci fa piacere. Dove vai? Se ne va, vieni. Fammi andare un attimo a vedere là. Vai, ne hai licenza. Ciao Lucia. Ciao. Lei è la ragazza che cura la pelle? Perché io non l'ho chiesto a papà, dalla stoffa alla pelle. Perché è stato un passaggio... Quando io iniziai qui a lavorare, praticamente babbo doveva fare una scelta. Eri giovanissima, tra l'altro. Sì, avevo 18 anni. Quindi... doveva scegliere se lasciare tutte e due le cose o no, e c'era quasi l'intenzione di abbandonare la pelle. Sì. E allora lì ho detto no, non è possibile, dobbiamo portarla avanti. Quindi cerco, io sono più per il settore della pelle, però qui cerco di aiutarla in tutti i modi. Certo. Più a livello, andiamo fuori a misurare insieme, cioè non è che la sto qui, Carlotta invece è... la sua assistente proprio. È una colonna qui in loco. Poi facciamo tutti, però... Certo, è bello questo fatto, insomma, della famiglia. Però prima sentivano non ci ha obbligati. No, esatto. No, perché quindi io... è proprio c'è stata la passione che ti è nata, perché ci sei vissuta, insomma. Mentre Angela, mia sorella, ha sempre... curato altre cose. Sì, tutto un altro genere di vita. Lei scrive, poi lo sappiamo, la incontriamo in biblioteca, quindi insomma... E invece io già da piccolina c'avevo il pallino della confezione qui e mi piaceva tanto. Tu cucivi già da piccola? Sì. Facevi gli abiti per le barbe. Mi piacevano i vestiti, le borse, le scarpe, ci ho avuto sempre una passione. È quello che troviamo nell'attività di sotto, no? Scendendo, quindi c'è questo negozio. E il bello è che voi producete articoli in pelle come se fosse stoffa, in effetti. E beh, perché abbiamo un po' il vizio di lavorare la stoffa, quindi lavoriamo dei pellami molto morbidi. Certo.
proprio perché ecco, abbiamo imparato, è come quando fai la danza moderna ma prima hai fatto la classe. È chiaro, quindi c'è una scuola. La base di partenza che è il saper cucire, indubbiamente. Sì. Il saper creare. E anche il taglio della pelle, certo, forse sotto, certo, assomiglia molto e si avvicina molto al tessuto. Certamente. Ecco perché ci sono poi questi vestiti morbidi. Sono più per usare qualcosa che assomiglia al tessuto, sì, probabilmente. Sì. Ce n'è. Ma sono proprio, hanno questa vestibilità. Io ho diverse amiche che veramente quasi quasi dovevi andare a toccare a volte, no? Perché lo vedi che assomiglia più a un abito, importante, ma soprattutto poi c'è questo colore, questo gioco di colori che firmano. Guarda papà, ma slacciato qua, adesso se mi fai il favore, mi vabbè, oggi ci sistemiamo un po'. Ci sistemiamo. Ecco, Carlotta, la chiamiamo Carlotta. È bellissimo il fatto, se dicevo, Lucia, dei colori. Tu scegli i colori secondo la giornata, secondo il gusto, secondo l'articolo che devi fare. Vieni Carlotta, io so, solo per il colore, perché secondo me sì, ti dà un po' di energia. Ci dà l'energia. E ecco, quindi, oltretutto, ecco, siamo abituati un po' a pensare alla pelle, al giubbetto di nappa nero, marrone. Classico. E invece noi giochiamo con i colori. Tristissimo, tra l'altro. Sì, invece magari necessario per certe cose. Certo. Anche quello serve, però il colore, lo sfizio, insomma, tanto il vestito di pelle non è che ti serve, certo, diciamo, è il pezzo più, allora ti fai la cosa che ti innamora, che ti gusta, che poi resta nel che tempo, poi resta nel tempo, quindi come dice papà, annoi forse di vederlo, non ti potresti annoiare di vederlo, perché è un piccolo, grande capolavoro, cioè al limite. Se non lo mettessi più, non lo indossassi più, lo potresti appoggiare su una poltrona e già ti farebbe. È vero, ti può fare da qua. Assolutamente sì. Razzo. Senti, Carlotta invece, tu che età hai? Ma puoi rimanere qua, Lucia, grazie. Io ho 27 anni. Li scopriamo perché, insomma, vale la pena di dirlo. Sì, giovanissima, giovanissima. Da quanto tempo lavori qua? Allora, dal 2005. Anche tu per scelta, per passione? Sì. Vedi, la mamma, no, Angela, non aveva questa passione, però no, lei invece l'ha acquisita. Sempre rifiutato lei. L'ha acquisita. Anzi, Angela c'era quasi un rifiuto, perché mamma non è stata mai con me. Ecco, è stata sempre in certo momento. Invece ci stavo volentieri in certo momento. Io stavo quando ero piccola. E quindi dopo, tu facevi, cucivi e ti divertivi? Stavo vicino a nonna e faceva le asole, piccole. Quindi ho cominciato proprio dai particolari, che sono molto importanti nella qualità, no, della confezione. Quindi la confezione Latini punta sicuramente. Se posso, racconto che quando era piccolina diceva nonno a babbo: io quando sarò grande lavorerò con te. E babbo tutto fiero, però dice dai, poi alla fine magari non succederà. Invece si è presentata puntuale. Quindi bellissima questa cosa di questo passaggio generazionale. Iole lavora di là, non la disturbiamo, ma insomma sappiamo che è una colonna della sartoria Latini, dell'attività Latini. È stata una colonna un po' per tutto, anche per i nostri clienti, perché babbo, non so cosa ha raccontato, ma i suoi clienti devono anche essere un po' amici, quindi mamma entrava anche nel ruolo di cuoca, la cena insieme, i ruoli delle donne, oltre al lavoro è stata una brava, è stato un bel collante, una bella coordinatrice, insomma. Quindi questa famiglia Latini, insomma, noi auguriamo veramente sempre lunga vita, giovane successo, ma poi è vero, insomma, sono le perle di Recanati, io dico, ce ne sono tante, Recanati. Diciamo sempre che è densa di attività artistiche e culturali. Questa è un'attività artigianale artistica, direi. Ma Recanati poi adesso, insomma, mi sembra, grazie, ma sembra. Recanati è fuori Recanati. No, sì, no, però voglio dire, Recanati ce ne sono tante, no, non dicevo. Sì, però l'attività tua, la vostra è. Quante ce ne sono? Sì, no, guarda, la nostra no, però ci sono tante realtà che magari non conosciamo, che invece andrebbero scoperte. Sì, perché Recanati è un po', non ci aiuta per niente da sola, quindi fuori. Cercheremo di fare il possibile. Cercheremo di fare una collana di verde. Sì, e anche noi di Radio R.
Io vi ringrazio, ringrazio Nenè che se n'è andato via, insomma, caro amico di Recanati, che tra l'altro incontriamo spesso e volentieri con un bel berretto rosso, quindi a distanza con la macchina dico, adesso saluterò Nenè, che la sua personalità la si vede quando lo incontriamo in giro e la trasferite a voi naturalmente all'azienda. Speriamo. Grazie, in bocca al lupo per tutto. Grazie. Salutiamo i nostri amici di Radio R. Grazie.